tutti ragazzi e ben ritrovati a questo mio nuovo When Apple Blog. Un saluto da parte di Marco Periu, che anche questo oggi vi dà il benvenuti a questa mia nuova registrazione. Oggi ragazzi di cosa parliamo? Andrò a farvi vedere come utilizzo iMovie per poter creare i miei video che poi diciamo vengono pubblicati su YouTube. Quindi cosa fare? Allora, questo innanzitutto è il video che andremo a utilizzare, che non è nient'altro che il video che ho, diciamo, registrato con ScreenFlow e che è stato pubblicato precedentemente. Come vedete, ora andiamo a montare questo video. Quindi apriamo iMovie. Ed ecco qua iMovie. Come vedete, io per una questione di praticità, cosa ho fatto? Ho una sorta di tutta una lista di video che ho caricato, comprese le intro che utilizzo. Le ho, diciamo, caricate e lasciate qua per una questione di praticità. Questo è il mio penultimo video che ho caricato. Cosa faccio? Innanzitutto vado su archivio e nuovo progetto. Qua abbiamo anche la possibilità di scegliere dei temi che io non utilizzerò comunque sia. Nuovo progetto lo chiamo montaggio video con iMovie per YouTube. Ecco qua. Andiamo su crea e come vedete qua abbiamo la possibilità di iniziare a creare il nostro progetto. Cosa faccio? Per prima cosa devo andare a importarmi il filmato, ossia quello che vi ho fatto vedere poco fa. Lo selezioniamo e andiamo su importa. Come vedete, qua mi dice che il tempo stimato è di circa meno di un minuto. Vediamo un pochettino quanto ci mette. Io adoro vedere scorrere questa barretta azzurra. Una volta che, diciamo, questo video viene importato, si aggiungerà a questa sorta di lista. L'utilizzo dei iMovie per montare i video è una delle cose che più mi ha sorpreso da quando sono passato Mac, ossia per la semplicità di poter creare dei progetti, diciamo, molto ma molto carini. Ecco, come avete visto, ha già finito e qua è andato a importarmi il mio ultimo video. Cosa faccio? Non faccio nient'altro che inserire innanzitutto una intro. Dai, scegliamo questa qua. Come vedete, la seleziono e con un drag and drop me la porto qua. Qua, in questa sorta di riquadro, abbiamo la possibilità di avere una sorta di anteprima di quello che sarà. E cliccando la barra spaziatrice vi farà vedere anche il video. Cosa fare? Ora possiamo inserire una sorta di transizioni per dare degli effetti, diciamo, tra l'intro e il filmato che poi andrà a presentarsi. E andiamo qui. Come vedete, queste sono una sorta di elenco di transizioni che io posso andare a scegliere. Una volta scelta la transizione, non faccio nient'altro che, come vedete, aggiungerla davanti a questa barra verde e poi vado a inserire, diciamo, la registrazione che ho appena importato. E già in questa maniera ho la possibilità di vedere come... Salve a tutti, ecco ragazzi. Qua. E da qua parte il video. Ora cosa fare? Possiamo chiudere il video con un'altra transizione, quindi sempre drag and drop, vedete, davanti alla barra verde, e poi mettere, diciamo, quelle che sono di solito le mie intro chiusure ai video. Come vedete, qua abbiamo questa rotellina, vedete, che ci dà la possibilità, aspettate un attimo, di regolare
o la rotazione audio, video, clip e fare una sorta di modifica di regolazioni. Io di solito metto il volume al massimo e do fine. Stessa cosa per le intro, sia quella in chiusura che quella alla fine. Come vedete è abbastanza semplice. Un'altra cosa che di solito ho iniziato a fare, che di solito ho iniziato poco fa, è mettere questa sorta di logo che mi sono creato con Art Text e inserirlo, diciamo, tra i miei video. Come vedete, anche questo con un drag and drop sul, diciamo, sulla parte del video che vogliamo inserirlo, e quando c'è questa sorta di più con il cerchietto verde, la lasciamo. Si, diciamo, apre una sorta di menu a tendina e qua dobbiamo selezionare PPP. Ok, qua vi dà la possibilità, come vedete, di spostarlo ora e di rimpicciolirlo a nostro piacimento. Questo è il logo che praticamente viene utilizzato in tutti i miei video da oggi in poi. Una volta fatto questo, come vedete, cioè è rimasto veramente poco da fare. Poi ci sono logicamente una sorta di altre impostazioni, regolazioni che si possono, diciamo, o inserire, però questo, arrivati a questo punto, è il progetto che potrebbe essere già vecchio esportato. Per esportarlo non dovete fare nient'altro che andare su composizione, no, perdono, scusate, condivisione, esporta filmato. Ecco qua. Qua avete la possibilità di scegliere, diciamo, la definizione che io di solito ho impostato per 1280x720, ossia in HD. Questo è il titolo che andremo a dare al nostro progetto e questa è, diciamo, la destinazione del progetto stesso. Come vedete, ecco qua. Clicchiamo su esporta e lui inizierà a esportare e a creare il nostro video. Come vedete, con iMovie è veramente semplice, è veloce e pratico. Detto questo, Marco Perio vi saluta, vi auguro appuntamento al mio prossimo Vienepop e come sempre, pace e bene. Ciao ciao!